La grande è che si sono create le aspettative sbagliate, primo, e poi la seconda cosa importante è che le responsabilità sicuramente sono solo di Andrea. Poi paga uno, è vero, ma secondo me le responsabilità sono di tutti. E secondo me la cosa più grave è che si sono create delle aspettative sbagliate sulla gente. Si è creata in mente dei film che non erano veri, o qualcuno magari ha pensato che potesse essere più semplice. In realtà, secondo me, come stiamo andando in Catania, era un campionato come sempre di sofferenza, non c'è una squadra che vince facilmente, c'era una squadra che andava molto molto forte, ma come avete visto tutti ultimamente, no, l'Juve Stadium un pochino rallentato, quindi c'era solo da pazientare e da lavorare per crescere. Io credo che sia stato fatto anche un buon lavoro, ma purtroppo non si dà continuità, quello che dico è che non si dà continuità a un progetto tecnico per diversi anni. Ma quando ci fallisce si tende a cambiare, no? Io posso iniziare un progetto e il primo anno posso sbagliare il 70% e correggo il 30%. Il secondo anno, dico il 70% che ho sbagliato, magari ho sbagliato un'altra metà, ho sbagliato il 35% e correggo quindi il 35%, quindi del progetto iniziale ho corretto il 65%. Man mano, se sono bravo a intervenire, in 2 o 3 anni correggo tutti i piccoli errori e ho costruito un gruppo solido con un'idea ben precisa di quello che vogliamo fare, però devo dare il tempo alle persone di lavorare, cosa che magari da Catania non c'è, perché magari le aspettative sono quelle di vincere subito, di tornare subito, che lo vogliamo tutti, certo, assolutamente sì, ma alle volte noi sappiamo che la fretta non è buona consigliera, no? Ma dato il tempo, anche se tutti quanti noi vogliamo che domani possiamo, ci vediamo, no, così di nuovo in Serie A, nel campionato, nel calcio a partire da Catania, e in realtà sappiamo realisticamente che ci vuole del tempo, però il tipo si dice: vabbè, da 3 anni che siamo qua, abbiamo fatto quello, abbiamo fatto quell'altro. Se invece tu crei le aspettative giuste dicendo: guarda, noi in 3-5 anni saremo in Serie A, vogliamo costruire un centro, abbiamo la fortuna di avere un centro sportivo importante, vogliamo costruire un'azienda che si sostenti tramite il proprio brand, tramite i propri giovani, quindi faremo un lavoro di selettivo sul territorio per la crescita dei giovani, dove sono molto l'Accademia, pian piano la prima squadra crescerà, ma il focus principale è creare una società che fra 5 anni sia nel calcio che conti e sia stabile però senza problemi. Se io sono trasparente credo che molti problemi probabilmente me li risparmio e posso anche lavorare magari in maniera più serena se ho dato le giuste aspettative.